Cos'è l'agnatologia? L'agnatologia è una branca dell'odontoiatria, quindi l'ognatologo avrà svolto prima un percorso formativo in odontoiatria e successivamente si sarà specializzato nell'ambito dell'agnatologia. Si occupa di studiare la fisiologia, le funzioni e le problematiche della mandibola. È il massimo esperto dell'occlusione e di problemi articolari e muscolari connessi. Rientrano nel campo di studio le ossa mascellari, le articolazioni temporomandibolari e i denti, i muscoli che muovono le mascelle e il sistema nervoso collegato a questi muscoli, insieme alla lingua. Quindi l'ognatologo si occupa dell'apparato stomatognatico, fondamentale per la masticazione, la deglutizione, la fonazione, ma anche legato all'equilibrio posturale tramite l'articolazione temporomandibolare. L'obiettivo dell'ognatologo è ristabilire e mantenere il giusto rapporto cranio-mandibolare. L'ognatologo collabora in caso di necessità con altri professionisti come chirurghi maxillofacciali, posturologi o ortodonzisti. Quando rivolgersi ad un ognatologo? L'ognatologo si occupa della cura delle patologie alle articolazioni della bocca. Si dovrebbe richiedere una visita da questo specialista quando si è in presenza di dolori muscolari a carico della cervicale o di forti cefalee, ma anche in presenza del click mandibolare durante la masticazione o in caso di bruxismo. Hai i seguenti sintomi? In presenza di questi sintomi è bene prestarci attenzione e consultare il proprio medico di base per valutare una visita più approfondita. Difficoltà di chiusura e apertura della bocca. Bruxismo. Mal di schiena, a gambe e a spalle. Dolori facciali o nucali. Blocco della mandibola. Malocclusione mandibolare. Vertigini. Click mandibolare. Stai cercando il iatologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.